Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Quaresima, ci porta nel deserto, dove Gesù è condotto dallo Spirito Santo per 40 giorni per essere tentato dal diavolo. Anche Gesù è stato tentato dal diavolo. E ci accompagna ogni noi nelle nostre tentazioni. Il deserto simboleggia la lotta contro le seduzioni del male per imparare a scegliere la vera libertà. Gesù infatti vive l'esperienza del deserto appena prima di iniziare la sua missione pubblica. È proprio attraverso quella lotta spirituale che egli afferma decisamente quale genere di Messia intende essere. Non un Messia così, ma così. Io dirò che questo è proprio la dichiarazione della identità messianica di Gesù, della via messianica di Gesù. Io sono Messia, ma per questa strada. Guardiamo allora da vicino le tentazioni contro cui combatte. Il diavolo per due volte si rivolge a lui dicendogli: «Se sei il figlio di Dio». Gli propone cioè di sfruttare la sua posizione, dapprima per soddisfare i bisogni materiali che sente, la fame, poi per accrescere il suo potere, infine per avere da Dio un segno prodigioso. Tre tentazioni. È come se dicesse: se tu sei il figlio di Dio, approfittatene. Quante volte succede a noi questo? Ma se tu stai in quella posizione, approfitta, non lascia perdere l'opportunità, l'occasione. Cioè, pensa al tuo profitto. È una proposta seducente, ma ti porta alla schiavitù del cuore, rende ossessionati dalla brama di avere, riduce tutto al possesso delle cose, del potere, della fama. E questo è il nucleo delle tentazioni. Il potere delle cose, della fama, del potere. È il nucleo. È il veleno delle passioni in cui si radica il male. E guardiamoci dentro e troveremo che sempre le nostre tentazioni hanno questo schema. Sempre questo modo di agire. Ma Gesù si oppone in modo vincente alle attrattive del male. Come fa? Rispondendo alle tentazioni con la parola di Dio, che dice di non approfittare, di non usare Dio, gli altri e le cose per se stessi, di non sfruttare la propria posizione per acquisire privilegi. Perché la felicità e la libertà vera non stanno nel possedere, ma nel condividere, non nell'approfittare degli altri, ma nell'amarli, non nell'ossessione dei poteri, ma nella gioia di servizio. Fratelli e sorelle, queste tentazioni accompagnano anche noi nel cammino della vita. Dobbiamo vigilare, non spaventarci, succede a tutti. E vigilare perché spesso si presentano sotto un'apparente forma di bene. Infatti il diavolo, che è astuto, usa sempre l'inganno. Ha voluto far credere a Gesù che le sue proposte fossero utili per dimostrare che era davvero il figlio di Dio. E vorrei sottolineare una cosa. Gesù non dialoga col diavolo. Gesù mai ha dialogato col diavolo. O lo ha cacciato via quando guariva gli indemoniati, o in questo caso, che doveva rispondere, gli risponde con la parola di Dio, mai con la sua parola. Fratelli e sorelle, mai entrare in dialogo col diavolo. È più astuto di noi. Mai. Essere aggrappati alla parola di Dio come Gesù e al massimo rispondere sempre con la parola di Dio. E per questa strada non sbaglieremo. E così fa con noi il diavolo.
arriva spesso con gli occhi dolci, col viso angelico, sa persino travestirsi di motivazioni sacre, apparentemente religiose. Se cediamo alle sue lusinghe, finisce che giustifichiamo la nostra falsità, mascherandola di buone intenzioni. Per esempio, quante volte abbiamo sentito questo? Ho fatto affari strani, ma ho aiutato i poveri. Ho approfittato del mio ruolo di politico, di governante, di sacerdote, di vescovo, ma anche a fin dei bene. Ho ceduto ai miei istinti, ma in fondo non ho fatto male a nessuno. Queste giustificazioni e così via, una dopo l'altra. Per favore, con il male niente compromessi, col diavolo niente dialogo. Con la tentazione non si deve dialogare, non bisogna cadere in quel sonno della coscienza che fa dire ma in fondo non è grave, fanno tutti così. Guardiamo Gesù, che non cerca accomodamenti, non fa accordi con il male. Al diavolo oppone la parola di Dio, che è più forte del diavolo, e così vince le tentazioni. Questo tempo di Quaresima sia anche per noi tempo di deserto. Prendiamoci gli spazi di silenzio e di preghiera, un pochettino, ci farà bene. In questi spazi fermiamoci, guardiamo ciò che ci agita nel nostro cuore, la nostra verità interiore, quella che non sappiamo che non può essere giustificata. Facciamo chiarezza interiore, mettiamoci davanti la parola di Dio nella preghiera, perché abbia luogo in noi una benefica lotta contro il male che ci rende schiavi, una lotta per la libertà. Chiediamo alla Vergine Santa di accompagnarci nel deserto quaresimale e di aiutare il nostro cammino di conversione. Angelus Domini, nunzia vit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mii secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.